Un evento per troppi anni dimenticato, riportato alla luce dal giornalista Lorenzo Bottero nel 2017. Si tratta del deragliamento ferroviario del 27 febbraio 1945, causato da un gruppo di partigiani che avrebbero voluto colpire un treno carico di tedeschi, ma che invece per errore si accanirono su un convoglio a bordo del quale c'erano pendolari diretti a Torino per ricongiungersi con le loro famiglie. 15 furono i morti, ma le vittime, secondo la testimonianza di Bottero, sarebbero anche di più. Un documento di allora parlava addirittura di 26 morti e 40 feriti, fra i quali però non ci fu alcun tedesco. Questo fatto salvò la frazione di Gnocchetto di Ovada, che in caso contrario sarebbe stata distrutta dai tedeschi. Quest'anno ricorre il 79° anniversario della strage di Sante Criste, dal nome del territorio tra Belforte e Monferrato e Ovada. Presso la chiesa del Santissimo Crocifisso si è svolta una cerimonia commemorativa alla presenza di autorità politiche, militari e religiose, locali e provinciali. Dopo il saluto del sindaco di Belforte e Monferrato, Nadia Incerpi, è stata posta una corona davanti al monumento che ricorda le vittime, i cui nomi sono stati poi ricordati nel corso della Santa Messa celebrata dal parroco di Ovada, Don Maurizio Benzi, alla quale hanno preso parte anche alcune famiglie di caduti, fra i quali c'erano anche ovadesi. Un momento commemorativo fatto anche di testimonianze di chi, per vari motivi, ha vissuto il tragico evento in prima persona e potuto documentarlo. Chi ne parla descrive una situazione raccapricciante, evidenziata soprattutto durante i soccorsi dei feriti da parte della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco. Per questo gli uomini in rosso, insieme ai carabinieri di Ovada, hanno voluto partecipare alla giornata.